L'assessorato alle pari opportunità, insieme allo sportello antidiscriminazioni del comune di Pavia, ha promosso il progetto Pavia accessibile, finalizzato a migliorare la fruibilità degli spazi e degli edifici del territorio pavese per le persone con disabilità o che si trovano in generale in condizioni di difficoltà. Siamo in compagnia dell'assessore alle pari opportunità Cristina Gnutta e di Alessandro Greco, presidente del Servizio di assistenza e integrazione studenti con disabilità dell'Ateneo, per parlare del progetto Pavia Accessibile. Sì, in collaborazione con l'università il mio assessorato sta portando avanti delle politiche di inclusione ehm, di tutte le persone che si trovano ad avere qualche problematica. In questo caso noi vogliamo eh, far sì che eh, Pavia sia sempre più accessibile a persone che hanno difficoltà, che possono essere difficoltà motorie o sensoriali, e possono essere temporanee oppure... <coughs> Permanenti in modo da farli sentire accolti dalla nostra città. Basti pensare ad esempio anche solo a problematiche che possono essere di chi accompagna dei bambini in carrozzina e si trova davanti a degli ostacoli senza dover. Pensare anche soltanto a eh, vere e proprie eh, problematiche fisiche. Ora eh, noi abbiamo eh, ripreso in mano un eh, vecchio progetto e abbiamo cercato di portarlo avanti nel senso di studiare alcuni, eh, alcune situazioni eh, che sono le tre piazze principali, pia centrali: Piazza del Duomo, Piazza Cavagneria e Piazza della Vittoria, per eh, individuare le, i percorsi accessibili a tutti e in individuare eventuali criticità. A queste aggiungiamo i palazzi comunali laddove sono aperti al pubblico con uffici aperti al pubblico in modo che siano facilmente raggiungibili. In tutto questo ci aiuta l'università con il professor Greco. Sì, è un progetto di cui noi ci occupiamo dal 2006, abbiamo sviluppato diverse ricerche nel corso di questi anni sia su Pavia che su Voghera e Vigevano e su alcuni edifici storici della nostra università, in questo caso l'attenzione sarà concentrata appunto sul sistema delle tre piazze e su alcuni edifici di interesse comunale. Nel corso di questi anni abbiamo raffinato gli strumenti di indagine e di valutazione dell'accessibilità e quindi quello che vogliamo ottenere al termine della nostra indagine è una fotografia del livello attuale di accessibilità delle nostre piazze e anche qualche suggestione e qualche proposta per il miglioramento dell'accessibilità. Si provvede quindi a rilevare le barriere e a individuare un percorso accessibile che conduce dal sistema di trasporti pubblici all'ingresso degli edifici più significativi. Assessore, quale sarà il risultato finale di questo progetto? Beh, innanzitutto ci verranno forniti dei suggerimenti su come migliorare l'accessibilità e in secondo luogo faremo, verrà fatta una mappa con i percorsi accessibili, facilmente accessibili che sarà poi scaricabile dal sito del Comune di Pavia e che verrà ufficialmente presentata a maggio nell'ambito del Festival Alfabeti Differenti che stiamo organizzando, Festival su arte e disabilità.